per me è fondamentale cominciare con un progetto concreto, un progetto che mi piace dire non è solo un'idea, è un progetto esecutivo. Io ritengo che una città come Marsala ha bisogno di ritrovare la politica, ma di ritrovare anche la rotta che è stata smarrita. Abbiamo smarrito la politica, ma anche abbiamo smarrito una linea di marcia per quello che riguarda lo sviluppo del territorio. Un sistema integrato che non può partire soltanto dalla visione di un piccolo paese, ma di una città dentro un contesto più grande, un'area più grande che deve certamente tener conto anche dello sviluppo dell'area metropolitana di Palermo. Allora, Massimo Grillo mette l'esperienza politica unita a quella idea di sindaco manageriale. Del resto il comune è un'impresa, un'azienda, così come la famiglia, e quindi saperla amministrare con le idee chiare e con progetti fattibili significa risparmio e significa fattibilità. Sì, dici bene, una logica aziendale con una cultura del buon padre di famiglia per cercare di trovare risultati a costi ridottissimi. Quello che abbiamo presentato oggi è un progetto che contiene tutte queste caratteristiche, non il libro dei sogni, non il mega progetto, non il mega investimento che non sappiamo dove poter reperire, ma la possibilità concreta di realizzare un progetto efficiente che dà servizi importanti per i cittadini, per gli studenti e che abbatte costi, abbatte notevolmente i costi. La cosa importante è che oggi abbiamo dimostrato come poter abbattere i costi e qualificare un servizio. Non è una cosa semplice conciliare tutti questi aspetti. Siamo contenti perché abbiamo già cominciato a confrontare, prima di presentare il progetto a Federtrasporti e ad altri imprenditori, operatori e tecnici del settore, abbiamo cominciato anche ad ascoltare cittadini, studenti, dirigenti scolastici e questo progetto, per esempio con la fermata nella zona di Via Grotta del Toro per il tram treno, è una cosa davvero importante, è una cosa che potrà produrre un servizio efficiente. Immaginate che oggi un ragazzo per arrivare dall'istituto scolastico nella periferia di Marsala deve impiegare almeno 2 ore di tempo, con le conseguenze personali della famiglia che tutto ciò comporta. Così facendo, in pochi minuti con il tram treno è a casa. Non c'è alcun accordo con Forza Italia. C'è un accordo, un confronto in corso con alcuni dirigenti di quest'area del centrodestra, ma abbiamo da sempre detto, e mi dispiace che si continui a parlare di ciò, abbiamo da sempre detto che non c'è un accordo con il gruppo politico di Forza Italia. Noi abbiamo bisogno di ascoltare le sollecitazioni, non possiamo farne a meno, che arrivano sempre più crescenti da parte di altre forze sociali, economiche, politiche, movimenti e gruppi politici che si vogliono avvicinare, e c'è un confronto aperto proprio sulle cose da fare. E su questo, se chiederanno, continueranno a chiedere di essere parte della nostra coalizione, collegialmente decideremo come procedere. E devo dire che sono ottimista sulla possibilità del coinvolgimento di tante forze politiche, di gruppi e movimenti civici, per la connotazione che noi stiamo dando all'iniziativa, e che stanno convergendo appunto su questo metodo, sull'iniziativa politica e sui programmi di cui stiamo a lungo parlando in questi giorni. Non so cosa sta facendo Di Girolamo, vedo soltanto una massiccia presenza di parlamentari e di una logica partitocratica che anche nella presentazione della squadra, da ciò che sono i rumor, portano anche ai nomi sollecitati da gruppi e da partiti. Noi siamo molto liberi da questi condizionamenti palermitani e regionali o nazionali. È una delle nostre caratteristiche e peculiarità di questa coalizione è che vuole creare una nuova classe dirigente, non continuare a farci colonizzare da parlamentari che vengono qui e ai quali bisognerebbe chiedere cosa hanno fatto mai per la nostra città e che non hanno prodotto risultato se non quello di mettere all'angolo l'altro candidato dell'estrema sinistra, che vuole a tutti i costi ampliare la coalizione venendo meno alla discontinuità sulla precedente amministrazione, venendo meno anche ai programmi di cui si è parlato ufficialmente quando ha chiesto l'adesione per le primarie, e quindi è chiaro
perché anche i nomi che ci sono e i partiti e i gruppi che lo stanno sostenendo dimostrano che sono stati fatti diversi passi indietro, quindi bisognerebbe girare la domanda all'altra parte e se si liberano risorse di gruppi, di movimenti che decidono di non poter star più con l'estrema sinistra e scegliere un cartello moderato con questa connotazione civica attorno al programma, noi non possiamo che ben accogliere quanti arriveranno dalla nostra parte. L'estrema sinistra perché, lo spiego subito, la provenienza è quella. La provenienza è un dato oggettivo, io non voglio polemizzare, la provenienza del candidato è una provenienza che deriva da un sostegno a crocetta con la lista del megafono, quindi non è che si può discutere un dato oggettivo e sappiamo la provenienza di politica, di appartenenza politica di crocetta. Abbiamo lavorato in queste settimane anche in maniera molto intensa, considerato che dico sempre che il mio avversario principale è il tempo. Abbiamo lavorato per mettere su questo progetto e devo dire grazie a un lavoro che è stato fatto e che, del quale non si può fare a meno, non si può ignorare, che noi dobbiamo lavorare in una logica di continuità per tutto quello che riguarda per esempio gli studi, la fattibilità, il lavoro che è stato fatto dalle precedenti amministrazioni affidato a tecnici. Mi riferisco alla STU, mi riferisco al piano di mobilità, c'è uno studio in corso, mi riferisco al piano strategico, mi riferisco anche a uno studio di rilievo regionale che è stato fatto anche in collaborazione con il nostro cittadino, io l'ho intercettato in un sito internet della PVC, che è uno studio fatto commissionato dal Ministero delle Infrastrutture e che coinvolge l'area che va da Termini Imerese fino a Trapani, Birgi, Massapa. Ecco, partendo quindi da studi di fattibilità concreti, armonizzando la nostra proposta quindi a questi studi, in una logica di continuità quindi e di discontinuità rispetto alle precedenti esperienze, abbiamo lavorato per questo progetto esecutivo che oggi vi presentiamo. Ritrovare la politica, ritrovare la rotta, abbiamo bisogno delle mappe, abbiamo bisogno di una bussola, abbiamo bisogno di dare visivamente e concretamente possibilità ai cittadini di capire che cosa stiamo facendo, perché i cinque progetti che noi presentiamo non sono un'elencazione disordinata di cose, partono intanto da un fondamento concreto del lavoro che è stato fatto precedentemente e non hanno bisogno, almeno in questa fase, di particolari investimenti. Perché un candidato sindaco si presenta solitamente dicendo di fare chissà quante infrastrutture nuove, ma poi non dice dove prendere risorse. Allora noi puntiamo sì a un grande disegno strategico che ha bisogno di particolari investimenti, ma puntiamo soprattutto e prioritariamente alla realizzazione di tutto ciò che è possibile partendo dall'esistente. Che cosa abbiamo fatto? Intanto stiamo incoraggiando per quella che sarà la competenza del sindaco, uno dei principali, dei primi atti che presenterà sarà quello della firma dell'accordo di programma per il posto di Massapa. Questo mi pare che è una delle iniziative strategiche, poi vi consegneremo una scheda per poter capire quanto è importante dal punto di vista occupazionale, dal punto di vista degli investimenti, ne abbiamo parlato in lungo e largo, non mi soffermerò molto questo aspetto del porto che i cittadini marsalesi purtroppo per i noti contenziosi conoscono bene. Vorrei semmai fermarmi oggi sul metodo e sul progetto. Ieri abbiamo avuto qui a Marsala, questo è il metodo che seguiremo per tutte le idee del progetto, abbiamo avuto a Marsala operatori economici nel mondo dei trasporti e in particolar modo abbiamo avuto in qualche modo certificata questa nostra iniziativa dal presidente di Federtrasporti, che è anche espressione, è stato anche espressione nel Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato, ha un ruolo e un'autorità a livello nazionale, forse anche europeo, e ieri con una serie di operatori economici interessati al mondo dei trasporti, non solo marsalesi quindi ma anche di livello regionale e nazionale, siamo stati a lungo a parlare di questo progetto che adesso vi spiego, spero anche velocemente. La prima cosa che immaginiamo di fare è l'istituzione di una SPA
per la gestione della mobilità, ma anche, come vedremo, dei parcheggi, delle strisce blu e del servizio scuola plus, del servizio urbano. In che cosa consiste? In maniera molto semplice, abbiamo approfondito anche tecnicamente ciò che immaginavo di fare. Intanto il trasferimento, il graduale trasferimento della, di Piazza del Popolo, terminal del bus, nell'ex scalo merci. Abbiamo per questo già preso contatti con RFI, abbiamo preso contatti con Federtrasporti, dove sapete che dentro oltre all'Italia e autostrade c'è anche Ferrovie dello Stato, quindi con il presidente di Federtrasporti. Sulla fattibilità ci ho detto che è tutto ok, e praticamente il terminal bus treno sarà tutto lì alla stazione ferroviaria, dove ci sarà anche un grande parcheggio. E così come abbiamo visto in un confronto con Massimo Ombra della MIR per il progetto porto, è essenziale per i turisti in quella zona, perché altrimenti non avremmo un riferimento di scuola. In che cosa consiste questo progetto? Intanto l'SPA, noi a Marsala, abbiamo adesso i dati con precisione, li vedremo con calma, a Marsala abbiamo un buco, un deficit finanziario solo per il trasporto urbano che va a oltre i 2 milioni e 300 mila euro annui. Se mettiamo dentro 1 milione e 3 di servizio scuolabus, se mettiamo dentro attorno a 1 milione di deficit, tolte le entrate, quindi deficit che hanno, abbiamo attorno a 2 milioni e 3 solo per i trasporti. È solo una bella cifra. Se pensiamo che la vicina Trapani con un SPA raggiunge un attivo di qualche migliaio di euro per un servizio analogo al nostro, allora ci deve essere qualcosa che non va. E questo mi sembra un buco notevole dal punto di vista finanziario che va superato con una modalità gestionale assolutamente diversa. Il lavoro sul quale ci stiamo indirizzando è quello di mettere insieme su questo progetto un SPA aperta con avviso pubblico, con le modalità di legge che dovremo chiaramente seguire, mettere dentro, oltre ai privati che vorranno eventualmente partecipare, anche Ferrovie dello Stato. Perché immaginiamo che lo studente, il pendolare, il viaggiatore possa avere un solo biglietto, come si fa nelle grandi città metropolitane, un solo biglietto, treno e bus. La logica è quella del tram treno. In che cosa consiste il progetto? Intanto abbiamo sempre sentito parlare di grandi investimenti, libro dei sogni anche qui per fare cavalcavie, sottopassaggi e cose di questo tipo, che noi vorremmo superare in una maniera molto molto semplice, parlando di una metropolitana di superficie, e cioè con i segnalatori acustici, come si fa sempre nelle grandi città, i semafori. Quindi se noi aumentiamo le coste di questa metropolitana di superficie, di cui adesso vi riferisco, non parleremo più di abolire passaggi a livelli con investimenti chissà di quanti milioni di euro. Lo faremo in maniera molto semplice con questa modalità tecnica, con questo accorgimento tecnico che stiamo appunto verificando per quello che riguarda la fattibilità, e che ieri lo stesso Presidente Federtrasporti ci ha detto essere appunto fattibile. Ma qual è l'uovo di Colombo per certi versi? Se ci pensate bene, noi abbiamo già questa rete ferroviaria che collega il nord e il sud del nostro territorio, da Petrosino fino a Virgi. Allora, semplicemente noi vorremmo riattivare le stazioni ferroviarie che, ricordo, hanno il doppio binario soltanto qui nelle ferrovie, nelle fermate di Strasatti, Ferre Nove, Virgi, San Leonardo, lì abbiamo il doppio binario. Che cosa si immagina di fare? Semplicemente di realizzare una fermata nella zona delle scuole. I nostri tecnici hanno già individuato tutto questo e la fattibilità, c'è anche un'area pubblica da poter utilizzare per la stessa fermata, quindi non ci sono ulteriori spese. Devo dire che
la fermata in quella zona, e ne abbiamo parlato anche con degli studenti, con dei dirigenti scolastici, sarebbe di una importanza straordinaria. Immaginate che un ragazzo oggi, uscendo dalla zona di Sappusi, dell'isolato delle scuole qui del centro, dove si concentrano le maggiori scuole della città, e anche dall'istituto agrario che è a due passi, dalla via Conta del Toro, un ragazzo che esce alle 2 arriva a casa alle ore 16, dalle 14 alle 16, almeno 2 ore di tempo per il viaggio, perché deve andare a Piazza del Popolo, Piazza del Popolo prende il pullman e poi con le varie coincidenze e difficoltà arriva nella parte estrema del nostro territorio dopo circa 2 ore. Quindi in qualche modo, oltre al pranzo, si compromette anche l'impegno di studio pomeridiano. Così facendo, con questa semplice fermata in questa zona, si può tranquillamente, è una fermata nella logica tram-treno, una semplice fermata che consente agli studenti a due passi della zona di Sappusi, ma anche come dicevo del Sud Agrario, di potersi di fare questo tragitto. Cosa accade in una simulazione? Tu arrivi a Birgi trovi un bus navetta. Noi immaginiamo gradualmente una rivisitazione delle corse nord-sud del trasporto urbano, non solo perché sono quei costi assurdi e veramente esagerati che noi così andremo ad abbattere, ma soprattutto perché questo bus navetta, così come viene congegnato, costa di meno e addirittura, oltre che servire l'entroterra, chiaramente la prima periferia attorno alle prime contrade, attorno alle diverse fermate che abbiamo individuato, consente di poter dare un servizio molto più efficace e molto più efficiente. E in più diventa davvero importante in tutto questo sapere che, essendovi una navetta a disposizione, potrebbe funzionare con la logica anche di un aumento del costo del biglietto anche il sistema del pronto bus. A chiamata, visto che nei pressi si può recare nei dintorni per una sorta di appunto pronto bus e di servizio quasi a domicilio. Tutto questo abbiamo studiato che dal punto di vista economico, alla luce di quel deficit finanziario, è assolutamente fattibile e gradualmente potremmo addirittura ridurre o abbattere le corse, se ci sarà un processo di evoluzione, di maturazione del comportamento dei cittadini. Siamo certi che questo accadrà subito per gli studenti e con la funzionalità del servizio potrà funzionare anche per tutti gli altri cittadini massaresi. Siamo certi che attraverso questa modalità potremo gradualmente anche abolire le corse urbane che consentono il collegamento nord-sud. Però questo è un lavoro che faremo solo successivamente, se funzionerà il servizio, nel senso che ci sarà una partecipazione di svolta culturale tale da adeguarsi a questa nuova modalità, a questa nuova impostazione. Per il resto, per tutta questa parte interna del territorio, rimane il servizio di cui sappiamo, quello attuale, ma con mezzi chiaramente meno costosi, meno di impatto. Il Comune di Marsala, con le fondi Jessica, ha fondi Vito per 4 milioni e 8 già disponibili per bus a metano o elettrici. Quindi potremo anche riconvertire questi bus per il trasferimento nelle zone più importanti della città, come avviene per ora, non stravolgiamo nulla, ma con un collegamento che va potenziato per l'ospedale e per i punti strategici più importanti del nostro territorio. E all'interno delle ex scavo merci, oltre a fare il bus, il terminal, per cui il cittadino, studente che sia, scende e utilizza lo stesso biglietto per la corsa ferrovia, corsa anche bus, treno, tram treno, eccetera, potrà anche all'interno trovare tutta una serie di
servizi che sono collegati con il porto turistico e che speriamo, Dio, già da quest'anno potrebbe avere la posa della prima pietra e il completamento nei prossimi due anni per quell'investimento di oltre 50 milioni di euro che sappiamo. La piazza del popolo, la tradizionale piazza del popolo, un progetto condiviso con i cittadini sarà riqualificata possibilmente destinandola a un punto di ritrovo dei giovani. Noi siamo particolarmente contenti di questo progetto di mobilità che dovrebbe anche decongestionare il traffico, immaginate tutto quello che oggi c'è nella zona delle scuole, ma non solo, e che prevede anche tutta una serie di parcheggi che abbiamo anche preso in considerazione senza investimenti, perché anche qui quando si parla di parcheggi si parla di multipiano, di investimenti, no, non è assolutamente necessario, abbiamo visto che ci sono già delle zone facilmente utilizzabili che si possono tranquillamente destinare a parcheggio, penso alla zona dello stadio, davanti allo stadio, no? Serve poco per poterlo attrezzare, non so qui se sono indicati i parcheggi, sì, sono quelli in azzurro, quindi abbiamo questa zona che è la zona delle saline, abbiamo zona stadio, abbiamo vicino ai vigili urbani, ecco in via Sirtori, ricordate tutta quell'area che c'è accanto che viene come naturale parcheggio ma con le modalità che sappiamo, allora tutte queste zone sono già Monumenta 1000 che sono già indicate in questa mappa, ci consentono di poter avere tutta una serie di parcheggi con la possibilità di attrezzarli con poche migliaia di euro. Ecco, quindi noi così facendo possiamo potenziare il trasporto urbano ed extraurbano attraverso, speriamo, e lì c'è da battersi anche notevolmente, il completamento della predella autostradale che non è di nostra diretta competenza ma sappiamo che è inserito in un programma dell'ANAS, il potenziamento delle tratte brevi delle ferrovie dello Stato. Ieri con il presidente di Federtrasporti abbiamo visto una cosa che è banale, che è elementare, che tutti sanno, e cioè è possibile liberare le risorse di Ferrovie dello Stato per potenziare questa tratta, che chiaramente poi arriva anche a Castelvetrano, Mazara, Trapani, e come il collegamento con Palermo non è utilizzato quasi da nessuno ormai, quanti di voi vanno a Palermo con il treno? Si perdono ore, 3-4 ore, forse più di 4 ore in alcune occasioni per andare a Palermo. Ferrovie dello Stato ha compreso che oltre a non essere remunerativa questa tratta crea anche qualche problema, perché non è elettrificata, crea anche qualche problema di carattere logistico e soprattutto uno spreco. Queste risorse che Ferrovie dello Stato destina in una forma di passività al collegamento con Palermo, i mezzi ci sono sempre, quelli dei privati, dell'Asti che portano a Palermo, possono condurre tranquillamente i cittadini a Palermo, consente di investire delle risorse anche su questo territorio per questa riconversione che non ha bisogno di interventi strutturali particolari. Io sono certo che quando presenteremo tutto questo ai ragazzi, ai genitori, a quanti frequentano e hanno bisogno e utilizzano già il servizio pubblico, sono certo che questo è un sistema che andrà incoraggiato. Come vedete non è un disegno che ha bisogno di quegli investimenti che solitamente si dice, basta fare queste fermate di cui parlavamo prima. Per quello che riguarda poi il famoso funzionamento dei servizi che portano all'aeroporto di Birgi, non ci sarà più bisogno di ricorrere al privato di turno che ti aiuta per fare, magari ci concentriamo per tutto questo tempo, per tanti anni e tanti mesi a parlare di questi servizi. Noi vorremmo semplicemente creare il bus navetta qui,
in attesa alla stazione di Birgi, e a pochi, dove ci sono anche i parcheggi dei privati, in maniera tale che poi gradualmente, senza fare promesse da sindaci che poi dopo 5 anni non si possono presentare al confronto con gli elettori, in maniera tale da poter nel tempo, se ci riusciremo nell'ambito di finanziamenti comunitari, fare una piccola deviazione che consente di arrivare dentro l'aeroporto di Birgi con la tratta ferroviaria. Ma questo può far parte di un libro dei sogni. Noi invece presentiamo intanto quello che da domani siamo in grado di poter fare, chiaramente andando avanti su questo progetto. Non parlo, come dicevo, del porto di Marsala più di tanto, vi consegneremo una scheda, non parlo del potenziamento e collegamento con le contrade, ho fatto solo riferimento agli investimenti già disponibili, abbiamo fatto riferimento alla risoluzione dei problemi di congestione del traffico cittadino, anche a Birgi. Tutto ruota, come avete visto, attorno alla istituzione dell'azienda speciale per il servizio del trasporto urbano, che ci consentirà anche di superare l'annoso problema del servizio scuolabus, che costa a noi cittadini 1.300.000 euro, e che così chiaramente, rivedendo, perché una delle cose importanti e centrale di questa iniziativa è che il servizio scuolabus non sarà necessario diciamo renderlo operativo per tutto il territorio, perché già tutta questa zona è servita. Quindi oltre all'abbattimento di cui parlavamo poc'anzi, c'è anche questo abbattimento sul servizio scuolabus, che non è un dato da ignorare dal punto di vista economico. Se guardiamo alla tasca, non del comune di Marsala soltanto, ma anche dei cittadini, ci rendiamo conto che questo è un altro abbattimento di spesa, perché il servizio scuolabus non costerà più 1.300.000 euro, in quanto già a questo servizio ordinario che verrebbe assicurato per tutto quello che si fa. Altra cosa importante, non guardiamo con reazione a questo aspetto, perché da una parte abbiamo bisogno dei parcheggi, d'altra parte abbiamo bisogno di cifre anche di parcheggio, pagamenti anche della sosta, popolari, senza esagerare, ma necessari anche per avere un minimo di entrata, stabilendo anche delle tariffe magari particolari per i lavoratori che raggiungono i vari siti di interesse. Però tutto questo lo si può fare tranquillamente con i parcheggi di cui parlavamo, che sono segnati, non voglio annoiarvi. Realizzazione area siti terminal con ripostamento e riqualificazione abbiamo parlato, rimodulazione del sistema ferroviario, istituzione tram e treno abbiamo fatto cenno, bus navetta con percorso di quartiere a chiamata pronto bus altrettanto, aree di sosta e parcheggi che abbiamo indicato più o meno, comunque nella cartina ve la indicheremo anche nei dettagli. Poi per il resto, a parte il porto e gli aspetti legati alla pretella autostradale che deve collegare Mazara a Birgi, abbiamo anche una breve scheda economica. È chiaro che tutto questo ve lo invieremo alla posta elettronica, se lo ritenete, con la modalità che con Carlo adesso concorderemo. Ci consente di vedere i dati ufficiali, cioè non abbiamo parlato di numeri così buttati giù a caso. Attualmente, come dicevo prima, il totale complessivo di uscite per il trasporto, comprensive di costi di personale, carburanti, manutenzione, eccetera, è attorno a 3.151.000 euro. Le entrate tengono conto anche poi dei contributi della regione, che non so fino a che punto potremo mantenere, del servizio privato che fa attualmente, perché come sapete ci sono delle linee che vengono assicurate dai servizi Saremi, e poi dai proventi del servizio di trasporto urbano che riguardano anche i biglietti da parte dei cittadini.
A me in tutto ciò sembra davvero strano che l'SPA di Trapani, istituita tra l'altro diciamo come iniziativa scritta come statuto, come forma giuridica da un nostro cittadino, il dottore Galfano, funziona, è una vicina Trapani e non ha questo deficit. Allora noi vorremmo su questo semplicemente richiamare questa forma societaria e cominciare a mettere mani anche su questa forma di risparmio oltre che di maggiore efficienza. Io per il momento mi fermo qui, non parlo dei sistemi integrati che riguardano il collegamento diciamo delle merci in una dimensione o il trasporto via mare o via terra, ferrovia, in una forma integrata con le altre città, perché lì entriamo nel merito di un progetto più ampio, intercomunale, di una visione di sistema che deve essere fatto in una logica di cooperazione anche con gli altri comuni di cui abbiamo parlato e che quindi dovrà essere oggetto di una forma di cooperazione con le altre città. Io sono davvero contento di questa iniziativa, del metodo, e chiudo, del metodo che abbiamo fin qui seguito, perché io gradirei che tutto questo venga memorizzato come un progetto cantierabile, fattibile, che non ha bisogno di particolari investimenti e che diventa subito operativo ed efficiente. Sono contento soprattutto perché il nostro metodo non è quello di fare tavoli tematici per farci dire alla gente che cosa dobbiamo fare. Noi abbiamo le idee chiare. Abbiamo un'idea di progetto della città, di sviluppo e di servizi per la città. È chiaro che prima di confrontarci con i cittadini per arricchirlo, abbiamo bisogno di una certificazione tecnica che come metodo già ieri abbiamo eseguito attraverso quel confronto di cui vi parlavo. Adesso scatta la fase dell'ascolto e dell'arricchimento, perché il processo democratico ci deve essere, ma sulla base di una bussola, di un indirizzo, di una rotta, perché se non abbiamo quello, significa che noi vogliamo farci dire dagli altri cosa dobbiamo fare, e nella logica di chi arriva a fare il sindaco, pensa di arrivare a fare il sindaco e dopo 10 anni ha capito come funziona la macchina. Non è questo il punto è che arrivando lì dobbiamo correre e dobbiamo continuare ad amministrare in una logica di celerità tale che ha bisogno della rotta, della bussola, delle mappe, della chiarezza, della determinazione, della chiarezza di idee per poter procedere, quindi dei collegamenti e dei rapporti. Ieri abbiamo avuto anche dei tecnici di Bruxelles che ci hanno detto che purtroppo spesso e volentieri qui non sappiamo neppure non abbiamo neppure le informazioni sui progetti comunitari che si possono presentare, addirittura non attraverso la regione ma direttamente da parte del comune. Questo è il primo progetto. Su questo adesso vi invito a fare le dovute domande, se ve ne sono, in modo tale che poi nelle prossime settimane con questo stesso metodo continueremo a presentare gli altri progetti, che per noi sono progetti esecutivi, fattibili, realizzabili, cantierabili e in grado di poter dare quei servizi di cui parlavamo.